Ragazzuoli, siamo qua oggi per andare a fare lo showcase di Gloxini LR, anche se sarà il primo dei due showcase, perché ovviamente il secondo lo faremo al massimo del massimo nel mio account principale Global con la nuova stella e ovviamente anche la relic al day one. Ovviamente oggi non vedremo né la relic né la nuova stella, sarà lui ed LR e basta. Comunque ragazzuoli, un bel like, iscrivetevi, obiettivo 30.000 iscritti e buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jap, perché sì ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere insieme, anche ad andare ad avvicinare il nuovissimo Gloxinia LR. Ovviamente non è nuovissimo, però è l'LR essere nuova, ok? Quindi ragazzuoli, mi raccomando, vi chiedo soltanto un paio di cose: di seguirmi su tutti i social, link in descrizione, di non mancare al torneo di domenica alle 10 su Twitch e, terza cosa, l'aggiungiamo, iscrivetevi ragazzi, perché è molto molto importante, lasciate like, tanto non vi costa niente, ma perlomeno supportate me, il mio lavoro e il canale. Mi raccomando ragazzuoli, conto su di voi. Detto questo, bando alle ciance, e ho lasciato anche l'Awaken da fare in live in video. E quindi eccolo qua. Tra l'altro sembra, così a primo naso, così sembra che sia più grosse le ali, non mi sbaglio. Lo scopriamo subitissimo e andiamo ad upparlo. Eccolo qua signori, nostro Gloxinia LR con tutta l'animazione, ce la guardiamo tutta. Tra l'altro è molto più, è più figo. Sì dai, è molto più bello delle, guarda bello, è più bello dai. E le ali, no, sono uguali. Sì, sono uguali le ali, sembravano più grandi, cioè apparentemente sono uguali. Avete, non so, sembravano più grandi. Comunque, questo è Gloxini LR, ragazzuoli. E adesso lo andiamo subitissimo a portare al 100, ovviamente, poi lo troveremo. Ed eccolo qua, ragazzuoli, in tutto il suo splendore. Attualmente questo Gloxini ha quasi 70.000 di CC. Il suo massimo dovrebbe essere 73.400. Quindi questo è un po' il tutto. Abbiamo Gloxini HPDF, ulti al 5, con tutte le skin purtroppo non maxate. Ma ripeto, questo è un video dove lo vediamo un attimino nella norma, ok? Come la maggior parte di voi magari lo ha, dovrebbe. E poi abbiamo il video di martedì prossimo, dove ovviamente lo proveremo al massimo del massimo, full tutto, con la nuova stella e la relic al day one. Quindi avremo letteralmente due video diversi con entrambe le versioni, sia quello ipermaxato sia quello nella norma, ok? E quindi eccoci qua ragazzuoli, siamo a vedere un attimino le skill, quello che fa questo personaggio. Abbiamo abilità, la prima skill 1, infligge danni da taglio pari al 154% della potenza d'attacco a un singolo nemico, e ovviamente poi fa sanguinare per due turni. Ed eccola qua ragazzuoli, skill all'1. Ovviamente abbiamo la skill al 2, che infligge un 231%, e ovviamente poi abbiamo le solite cose, fa sanguinamento per due turni, ovviamente stesse identiche cose. Queste ragazzi sono sempre le stesse skill, semplicemente cambia la percentuale. Ok, a skill ovviamente all'1 3 stelle, infligge un 385% di danno, controlliamo ovviamente se è giusta la traduzione, esatto, e poi ovviamente abbiamo un sanguinamento e poi ovviamente infliggendo tagli abbiamo i soliti effetti. Ecco qua la sua 3 stelle. Bellissima tra l'altro la skin ragazzi, è veramente bella, sul modello è veramente veramente bella. Unica cosa, avrei messo una sottospecie di armatura, un po' come Shawn Miles, qui sull'inizio delle ali, sarebbe stato fighissimo. Però comunque, skill 2, abbiamo, infligge danni pari al 132% della potenza d'attacco, ovviamente AOE. Ovviamente skill 2 all'1, non infligge nessun effetto, purtroppo. Eccola qua ragazzuoli, questa ricordo è AOE. Abbiamo skill 2 2 stelle, infligge danni pari al 132% della potenza d'attacco e disabilità e attacchi e i buff per un turno. Questa ovviamente è la sua skill. Mentre la 3 stelle ragazzuoli infligge un 198% di danno e ovviamente poi disabilità, attacco e buff per due turni. Questa è la sua 3 stelle. Molto molto forte a 3 stelle ragazzi. Ricordo che è stato introdotto il buff perché rimane soltanto il blocco di attacchi. Andiamoci subitissimo a vedere la sua ulti, che diventa un infligge danni devastanti, qui in realtà distruzione, in realtà infligge danni da distruzione pari all'840% al 6, in questo caso è un 748,
della potenza attacco a un nemico e a tutti i nemici per due turni aggiunge un effetto di riduzione del 30% delle stats base. Questo è la sua ult, ragazzuola. Andiamo subitissimo a vederla e poi andiamo in PvP. Eccola qua. Bellissima, comunque la sua ult è sempre stata molto 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 bella. Sempre stata molto bella. Bellissima. Bella, sempre stata molto bella. Sempre stata molto 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 bella. Unica pecca è che la ulti è single target. Mi ricordo qualche altra LR, vero? Ma alla fine, a differenza di questa suddetta LR, non ha tutto single target. Quindi diciamo che può essere tranquillamente abbonata la cosa. Andiamoci a vedere ovviamente anche la passiva. Il comandamento rimane invariato. Passiva per ogni alleato sopravvissuto le capacità di difesa degli alleati, stats difensive ovviamente, aumentano del 10%. Per ogni alleato incapace, le tue, quindi soltanto quelle di Gloxinia, abilità, le stats relative all'attacco aumentano del 10%. Inoltre la possibilità critico e il crit damage, quindi il danno critico dei nemici colpiti dagli effetti di sanguinamento, sono ridotti del 30% e del 40%. Quindi 30% per il crit chance e 30% per il crit damage. Questo è il nostro personaggio, il nostro nuovissimo e bellissimo Gloxinia LR. Premetto una cosa: oggi lo vedremo soltanto nel team Demoni, anche perché è un video test questo, sia showcase ma è test per vedere se effettivamente sarà giocabile o meno nel team Demoni, perché tra l'altro nessuno lo sa e quindi lo voglio testare io e vedere un attimino se sarà giocabile o meno, anche perché non avendo le relic non possiamo ovviamente testarlo al massimo nel team Fate, e io ovviamente sul mio account principale global, dove martedì prossimo rifarò un altro showcase nel team Fate, avrò la relic, quindi lo potremo vedere al massimo. Come vi ho detto, ci saranno due video: questo primo showcase con un Gloxinia normale e poi lo vedremo nel mio martedì prossimo nel global maxatissimo, e lì, essendo maxatissimo con la relic, lo vedremo nel team Fate. Ma oggi è uno showcase test e lo proveremo in team Demoni in PvP. E siamo contro Team Day, ragazzuoli, ripeto, questo è un video test, lo proviamo in questo team per vedere se effettivamente Gloxinia è giocabile o meno in Team Demoni. Io spero di sì, perché a me il Team Fate, lo sapete, mi fa cacà, lo dico tranquillamente, non c'è alcun problema a dirlo, è un team che non mi piace. Tra l'altro, in teoria, e sì, senza in teoria, non funziona la hit di Gloxinia, quindi in teoria non avremo mai da sbaffato al nostro turno come primissima hit. Questo già è un problema, ragazzi, questo già è un problema. È un personaggio che sicuramente non potrà essere giocato in questo team. Probabilmente non abbiamo già la conferma di ciò, perché anche a livello di danno è abbastanza misero. Ma comunque, Vediamo un attimino. Innanzitutto facciamo questa. Anzi, guarda, facciamo una cosa. Facciamo questa al 2. La tiriamo. E poi iniziamo ad attaccare Margaret. In teoria al prossimo turno avremo buffati tutti. E qua in teoria gli blocchiamo tutto. A parte ovviamente quella roba lì, che vai a capire cosa sono. Ok, vediamo un po'. Cosa tirerà? Vediamo un po'. Attacco suo. Ah, sposta carte, ok. Debuff di Mile, ricordo che lui blocca buff e attacchi, mentre prima era soltanto attacchi, quindi sicuramente un netto miglioramento. Il problema è uno, che ovviamente i danni comunque non sussistono da parte di questo personaggio. Questo è un grandissimo, enorme problema, che ovviamente non ha neanche senso provare ad attaccare, cioè, capite? È un po' uno spreco quasi. Vediamo un po' in questo modo. Danni ovviamente bassi, siamo contro Team Day. Oddio, in realtà non shottiamo quello. Mile, dai, vedi di andare un po' giù. Parte bloccato, però comunque. Ok, meno male va giù, niente revive. Prossimo turno se rimane in vita vedremo Gloxinia. Ma ragazzi, io posso già dire, cioè, questo video serve per voi anche per rispondere a queste domande. Cioè, io lo sto facendo per questo. È un video showcase nel Team Demoni, però è un video che serve a voi per questa domanda. Oh, si può giocare in Team Demoni essendo un comandamento o no? Per ora è no totale, regà. Cioè, lo dico tranquillamente, è un no cataclismico. Anche se, vabbè,
proprio anche perché non funziona con Meliodas. Cioè, devo essere sincero, mi sa che questo personaggio o gioca in fate o gioca in fate. Piccolo, piccolo sentore mio personale, mi sa che o gioca in fate o gioca in fate. Non vedo molte altre opzioni, mi sa, mi sa. Dai, ammazziamo Elizabeth. Direi che anche questa partita potremmo surrendarla e vinta, nel senso, però è stata molto faticata e con un'onesta rossa sarebbe andata molto meglio. No, raga, già ve lo posso dire, non, no, la risposta del video è no. Tutti quelli che si stavano chiedendo, Leo, ma si potrà giocare in Demoni, me compreso, e anche altri su Twitch, eccetera, no, per me non si può giocare. Belle carte comunque, sicuramente farò danno con Cusack, è vero, sicuramente farò un bel po' di danno, vabbè. Comunque no, non è... per quanto mi riguarda non può assolutamente essere giocato in Demoni, almeno per quello che abbiamo visto in questa partita. Questa partita qua, ora vabbè, qua ci ammazza, palesemente ci muore qualcuno, perché tanto è così che deve andare, però insomma, non è una partita che è andata nel migliore dei modi, a parte un bot, quindi perché te l'accusa, che infatti immaginavo. Grande peccato! Allora aspettiamo di vedere qualche altra partita. Tra l'altro mi va anche bene perché pesco un po' di carte. Però già da ora uno dice il, no, il parere, ed effettivamente non è un parere su cui dici ok, è forte. Vabbè dai raga, passiamo alla prossima partita perché abbiamo decisamente vinto. Un po' così sto Uroxini, in questo team. Seconda delle tre forze partite con Goxini e Team Demoni. Domanda: si potrà giocare con Goxini e Team Demoni? Per ora è assolutamente no. E questo video serve esattamente a questo. Anche perché il vero showcase, diciamoci la verità, sarà del mio account con un Goxini ipermaxato, che qua ovviamente non c'è. Ma comunque ci sta, questo è un test e ho voluto farlo perché non mi sembra che nessuno abbia risposto a questa domanda, perché il dubbio c'era ed era legittimo. Si può giocare con Goxini e Team Demoni? Mi sa tanto di no. E tanto è morta pure Melascola subito. Potrei godere. Il punto è che proprio non funziona il personaggio. Il punto è proprio quello. Cioè vedete che anche i debuff che avevamo messo con il nostro team sono due e non tre. Questo porta a Meliodas a non essere buffato subito appena ritocca a noi, perché dovremmo tirare un'altra skill e di conseguenza non si bufferà. Questo è un po' il problema anche principale. Quindi, boh, raga, è un grande... Per ora è un gran peccato. Per ora è un gran peccato. Mi dispiace per questo personaggio, anche se effettivamente non è demone, e lo so. Quindi uno dice, che cazzo c'è che a fare? Però, cazzo, è Gloxinia. Comandamento. Uno ci spera, almeno dal mio punto di vista, uno ci spera anche. Peccato che non sembra... Ma poi, che poi, vedendo i danni, non ha neanche... Tra l'altro ci debuffiamo anche Meliodas, ma... Vabbè, vedendo i danni, non ha neanche più di tanto senso utilizzarli, capite? Perché fa 15.000, cioè fa più Cusack. È proprio un personaggio che a quanto pare, da questo video lo sto dimostrando, e ripeto, serve a questo video, è un personaggio che in questo team non ci incastra nulla. Cioè, è brutto da dire, ma Gloxinia in questo team non ci dice veramente niente. Tra l'altro è morto malissimo, e potrebbe essere anche un favore, perché almeno pesco carte di Meliodas. Peccato, raga, peccato. Sono veramente deluso da questo personaggio in Team Demoni, che era la mia speranza. Poi bisogna vedere altrove, però insomma non è... Diciamo che non... le premesse non sono delle migliori. C'è chi dice che in Team Fate è buono. Ora vedremo in Team Fate martedì prossimo con un Gloxinia anche di alto livello. Però ad ora in Team Demoni è totalmente ingiocabile, che era soltanto il suo secondo e ultimo team dove si poteva giocare. E attenzione, siamo contro un team che potrebbe counterarci come ultima partita di giornata, ragazzi. Questo potrebbe essere un problema, e anche perché questo team va di full away e noi dobbiamo andare di single target, GG. E infatti andremo di single target, ragazzi, non c'è molto altro da dire, purtroppo, e faremo in questo modo. Non penso ci siano altre granché soluzioni. Vediamo un po', classico, non avevo alcun dubbio. Ed eccolo qua. Perfetto, e io raga, riconfermo una cosa, non funziona, non c'è verso, io fare come volete, ci siamo bloccati anche Meliodas e va bene, però è un personaggio che non funziona, pensavo ce l'avessi di K, Tarmel, invece no, ce l'aveva Meliodas, vabbè, è un personaggio che
No, non va, raga. Cioè, aveva due chance sto personaggio: giocare Team Demoni o giocare Team Fate. Team Demoni l'ha completamente obliterato. Cioè, non può funzionare in nessun modo esistente sul pianeta. È un mega peccato. Se mi permettete, è un enorme peccato. Sì, enorme, 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 enorme peccato. Grandissimo peccato. E vabbè, ragazzi, ce ne faremo una ragione. Nel senso, non credo che. Tra l'altro ho paura anche a usare le AOE perché, insomma, dobbiamo andare di full single target, anche se effettivamente non ne abbiamo. Però questa credo che, essendo che non fa un cazzo di danno, ecco a cosa serve questo Roxinia, per mettere il... A parte non mettere anche il debuff, tra l'altro è vero. Vabbè, niente, raga, dai, abbiamo constatato... Bello che non è morto di un HP. Sì, abbiamo tranquillamente constatato che questo Roxinia non va giocato in Team Demoni. Ecco, mettiamola in questo modo: Roxinia LR non va giocato in Team Demoni. E ripeto, questo sì è uno showcase nel Team Demoni. Però, insomma, dai. Il vero showcase sarà martedì prossimo sul mio account. Che tristezza. Posso dirlo? Posso dirlo. Che tristezza. Dal mio punto di vista, dal mio modesto punto di vista, è una grande tristezza. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Avrei voluto decisamente altro. È un grandissimo peccato. Tra l'altro Elizabeth lì non ha senso. E poi anche qua, altra cosa, non possiamo tirare le AOE perché adesso appena tiriamo le AOE, che poi sono costretto, moriamo malissimo, perché insomma. Bello, raga, molto bello. Decisamente molto 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 bello. Ma direi che più di così non posso fare, sicché dai, facciamo così, direi, no? Speriamo di one tappare, ma dubito. E invece direi che ci siamo riusciti. È rimasto in vita lui giustamente perché aveva revive. Vabbè, raga. Dai, tiriamo le conclusioni di questo video, raga, perché purtroppo non ha senso. Roxinia LR. Purtroppo LR che nel Team Demoni non funziona, ed era la mia speranza, ed era quello che speravo. Ad ora, no. Purtroppo totalmente bocciata da quello che ho visto. E sì, sembra funzionare soltanto in Team Fate. Ricordo, verranno fatti due video showcase, quindi non vi scandalizzate. Ma che cazzo l'ha provato a fare? Ma che senso ha? Già vedo i commenti, ragazzi, l'ho detto più volte. Era la mia speranza, volevo farci lo showcase prima del Team Fate perché ci tenevo molto di più e l'ho fatto. Anche questo video serve anche a voi per rispondere, chiunque ovviamente si fosse fatto questa domanda, per rispondere alla domanda delle Roxinia si potrà giocare in Team Demoni essendo così versatile di passiva? No! No, non funziona. E quindi, ragazzuoli, questo è il video su quello con quello delle fate. Arriverà martedì prossimo al day one. Arriverà martedì prossimo al day one di Roxinia. Arriverà, tra l'altro, con la stella, con il Trawaken, è proprio maxato, 73.000. Questo è 69 e lo giocheremo nel team giusto. Quindi questo è un po' il problema di questo personaggio. No, totalmente bocciato. Quindi, ragazzuoli, un bel like, iscrivetevi. Sono deluso, sì, ma ovviamente recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra delle schede o qua sotto, dipende da dove guardate, se da telefono o da PC. Iscrivetevi qua sotto e let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!